Cari amici, in questa lezione vedremo come è possibile applicare i concetti della geometria analitica a un caso concreto di astronomia. Più precisamente vedremo come è possibile trattare il caso delle congiunzioni planetarie, che poi si identificano con la geometria analitica nella distanza di un punto da una retta. Ma andiamo per ordine, innanzitutto vediamo di capire che cosa intendiamo per congiunzione planetaria. Allora, per congiunzione planetaria si intende quanto si può vedere da questa figura, nel senso che se noi rappresentiamo parte, diciamo, del nostro sistema solare con al centro il Sole, chiaramente questo sistema solare è visto dall'alto e le orbite dei pianeti sono orbite perfettamente circolari, cosa che noi sappiamo non essere vera in quanto tutti i pianeti hanno delle eccentricità e quindi descrivono delle orbite ellittiche. Però per poter rendere più semplici i calcoli, noi assumiamo che i pianeti abbiano tutti delle orbite circolari. Ecco che allora noi possiamo avere una situazione di questo genere, cioè qui al centro di questi cerchi abbiamo il Sole, poi a una certa distanza abbiamo la Terra che gira appunto intorno al Sole, poi abbiamo Marte e poi saltiamo a Giove e prendiamo in considerazione Saturno. Allora, che cosa si intende per congiunzione planetaria? Congiunzione planetaria è nient'altro che l'allineamento di Sole, Terra, Marte e Saturno in questo caso specifico. Quindi si deve verificare una situazione di questo genere, quindi quando praticamente Marte e Saturno si trovano all'opposizione. Essendo all'opposizione hanno anche la possibilità di essere in congiunzione tra di loro. Ma questa congiunzione, come vedremo tra breve, è una congiunzione che si verifica in un lasso di tempo molto lungo, perché vi anticipo già che il periodo secondo cui questi tre pianeti con il Sole si trovano allineati è di ben 134 anni e mezzo, proprio perché ogni pianeta ha una sua velocità orbitale, quindi un suo periodo orbitale, per cui fare combinare in allineamento tutti questi pianeti con il Sole è un'impresa ardua e quindi occorrono ben 134,5 anni. Però di congiunzioni planetarie di questo genere ne abbiamo anche di diverso tipo, che si verificano molto più frequentemente, perché possiamo avere l'allineamento Terra, Marte, Saturno, ad esempio in questa posizione, oppure avere Terra, Marte e Saturno in quest'altra posizione. Quindi i pianeti sono allineati con la Terra, però in questo caso non sono allineati con il Sole. Quindi vedremo sperimentalmente in questo caso, perché il compito è molto arduo, che questi allineamenti, diciamo soltanto della Terra con gli altri due pianeti, sono molto più frequenti di quello che si può avere quando tutti i pianeti sono allineati con il Sole. Allora, per vedere e per quantificare come si possa calcolare il tempo che intercorre per avere un allineamento di questo genere e averne poi il successivo dopo tanti anni, dobbiamo usare questa formula che è stata già utilizzata in passato nel corso di astronomia in pillole, ma anche nel corso di basi per astronomia in pillole, parlando appunto sempre di congiunzioni. Allora, avevamo visto che l'inverso del periodo sinodico Terra-Marte è uguale all'inverso del periodo siderale della Terra meno l'inverso del periodo siderale di Marte. Allora, il periodo siderale è nient'altro che il tempo che impiega un pianeta per fare un giro completo di 360 gradi intorno al Sole. Mentre il periodo sinodico, in questo caso Terra-Marte, è il tempo in cui noi vediamo passare nuovamente in congiunzione Marte con la Terra e con il Sole, perché è un periodo diverso dal periodo orbitale di Marte, in quanto se Marte ha una velocità, diciamo, relativamente bassa, la Terra ha una velocità più grande, cosa succede? Che dopo un giro della Terra Marte si sarà spostato di una certa quantità e quindi occorrerà ancora un po' più di tempo rispetto all'anno siderale della Terra per poter raggiungere di nuovo l'allineamento Terra-Marte. Ma questo stesso discorso noi lo possiamo fare con il periodo sinodico di Terra con Saturno. Quindi l'inverso del periodo sinodico Terra con Saturno è uguale all'inverso del periodo siderale della Terra
meno l'inverso del periodo siderale di Saturno. Anche in questo caso Saturno praticamente viaggia molto piano, quindi quando la Terra ha fatto un giro Saturno si sarà già spostato e quindi occorrerà ancora un po' di tempo per poter avere l'allineamento Sole, Terra e Saturno. A questo punto vediamo di mettere dei numeri, cioè vediamo di calcolarci il periodo sinodico Terra-Marte e il periodo sinodico di Terra-Saturno. Allora, che cosa si deve fare? Si deve prendere il periodo siderale della Terra e metterlo in questa relazione, che è di 365 giorni, 25, cioè appunto l'anno siderale della nostra Terra. Poi il periodo siderale di Marte è di 687 giorni, quindi è quasi il doppio rispetto a quello della Terra. Per cui andando a sostituire questi due valori in questa equazione, noi otteniamo l'inverso del periodo sinodico Terra-Marte, di cui facendone poi l'inverso otteniamo proprio il periodo sinodico di questi due pianeti, Terra-Marte. E questo periodo corrisponde a 780 giorni, quindi è praticamente un valore superiore ai due anni. Ma se lo stesso discorso del periodo sinodico lo facciamo per Terra-Saturno, che cosa vediamo? Che l'inverso del periodo sinodico di Terra-Saturno uguale all'inverso del periodo siderale della Terra meno l'inverso del periodo siderale di Saturno. Allora, al solito qui, al posto di periodo siderale della Terra, mettiamo 365 giorni e 25. Al periodo siderale di Saturno mettiamo questo valore elevatissimo di 10.756 giorni, che corrispondono all'incirca a 30 anni. Ecco, in questa maniera, risolvendo questa equazione, troviamo il valore del periodo sinodico Terra-Saturno che corrisponde a 378 giorni. Quindi, con 365 giorni la Terra fa un giro completo, però occorrono ancora un po' di giorni per raggiungere l'allineamento con Saturno che nel frattempo si è spostato di una certa quantità. E quindi occorrono effettivamente 378 giorni per avere l'allineamento Sole, Terra-Saturno, mentre in questo caso ne occorrevano 780 per avere l'allineamento Sole, Terra e Marte. Ma questo però non ci dà ancora nessun risultato concreto, perché chiaramente in questa situazione noi abbiamo solo gli allineamenti con il Sole di un pianeta alla volta, cioè Terra-Marte oppure Terra-Saturno. Ma perché si possa avere l'allineamento completo di tutti e tre i pianeti, Terra, Marte e Saturno, allineati con il Sole, dobbiamo trovare dei numeri interi da applicare a questi due periodi sinodici in maniera tale da ottenere un valore unico e quindi un numero di giri completo sia di Marte che di Saturno in maniera tale che si ripresenti una situazione di questo genere. E per ottenere questo magico numero bisogna fare il minimo comune multiplo tra questi due periodi sinodici. Facendo il minimo comune multiplo, che si può facilmente ottenere nei siti web dove esistono dei calcolatori che ci permettono di calcolare il minimo comune multiplo di due cifre o più, noi siamo in grado di ricavare il minimo comune multiplo di questi due numeri, che corrisponde a 49.140 giorni. Quindi se io faccio 49.140 diviso 780 giorni, io ottengo un valore di 63. E queste sono le rivoluzioni che deve fare Marte intorno al Sole per potersi portare allineato con la Terra, con il Sole, ma al tempo stesso, se noi abbiamo 49.140 giorni, li dividiamo per 378, che sono i giorni del periodo sinodico di Terra-Saturno, otteniamo 130 rivoluzioni. Ecco, quindi vuol dire che Marte deve fare 63 rivoluzioni per ritornare in questa posizione, mentre Saturno, dato che va più piano, ne deve fare 130 per riottenere lo stesso allineamento. Quindi in buona sostanza questi 49.140 giorni sono esattamente il tempo che impiegano Marte e Saturno per essere allineati con la Terra e con il Sole. Quindi vedere in piena notte questi due pianeti, Marte e Saturno, molto vicini in cielo e molto brillanti. Soltanto un avvertimento: quando voi osservate il cielo in una notte serena,
vedete tante stelle che hanno una certa luminosità, però se vedete degli oggetti che sono molto brillanti, 99 su 100 questi oggetti sono dei pianeti. E infatti Marte e Saturno, quando si trovano all'opposizione, hanno una luminosità e quindi una magnitudine decisamente più brillante di quella che hanno le stelle che comunemente si osservano in cielo, a parte la stella Sirio, che è una stella brillantissima e quindi non fa quasi testo. Ecco, noi abbiamo in questa maniera determinato questo tipo di allineamento, che, come abbiamo detto, è un allineamento molto lungo, perché occorrono ben 134 anni e mezzo. Però avevamo anche accennato al fatto che possono esistere altri allineamenti tipo questo o tipo questo, in cui non viene coinvolto il Sole in quanto non si trova sullo stesso allineamento dei pianeti. Allora, per poter calcolare i periodi in cui questi pianeti si possono portare in questa situazione rispetto alla Terra, la cosa non è facile, perché se in questo caso noi avevamo a che fare soltanto con i periodi di revoluzione dei pianeti intorno al Sole, e quindi con questa semplice formula e con il minimo comune multiplo, noi risolvevamo facilmente il problema, anche se in maniera approssimativa, perché le orbite le abbiamo considerate circolari mentre sono ellittiche, e in più i pianeti li abbiamo considerati complanari sul piano dell'ellittica. In questo caso invece la situazione è diversa, perché oltre a prendere in considerazione il periodo di Marte e di Saturno, dobbiamo anche considerare la distanza che ha poi Marte dal Sole, quindi dalla Terra, e lo stesso dicasi di Saturno dal Sole e dalla Terra. Quindi subentra in quello che poi in termini pratici viene chiamata la terza legge di Keplero, che è una funzione del periodo e una funzione della massa dei corpi interessati, ed è anche funzione della distanza che hanno i corpi tra di loro. Quindi il calcolo diventa estremamente complesso anche in questo caso, che sarebbe relativamente semplice, proprio perché queste distanze qui devono essere calcolate con una certa accuratezza grazie alle leggi di Keplero. E quindi bisogna utilizzare dei computer che siano in grado di poter calcolare questi allineamenti. Allora, per poter dare un'idea di cosa significhi una congiunzione di questo tipo, io mi sono avvalso dell'utilizzo di un planetario virtuale, in cui sono andato a vedere anno dopo anno se potevano esistere delle congiunzioni tra questi due pianeti, Marte e Saturno. Ebbene, la prima congiunzione che noi vedremo prossimamente, quindi il prossimo anno, il 31 marzo del 2020, ci farà vedere appunto Marte e Saturno allineati con delle situazioni simili a queste, quindi non allineati col Sole. Andando ancora avanti nel tempo, noi vedremo che non ci saranno più allineamenti fino al 5 di aprile del 2022, e andando ancora avanti vediamo che si avrà un altro ulteriore allineamento Marte-Saturno l'11 aprile del 2024. Come vedete, qui abbiamo uno scarto di circa 2 anni. Infatti noi possiamo dire che dal punto di vista di un allineamento che comprende anche il Sole oltre ai pianeti, il valore che si ottiene per l'allineamento Marte, Saturno, Terra e Sole, come abbiamo visto poco fa, è di 134 anni e mezzo. Ma se noi vogliamo ottenere appunto questi altri tipi di allineamento, che ce ne sono praticamente una infinità, perché praticamente se la Terra si trova qui, Marte qui e Saturno qui, ecco che abbiamo un allineamento, oppure in quest'altra situazione, o in tutto l'angolo giro che noi prendiamo in considerazione. Quindi si vede proprio sperimentalmente che tra un allineamento e l'altro di questo genere, molto più semplice, avviene in circa 2 anni, 15 giorni, con un errore di più o meno 7 giorni, che, come ho già detto, è molto difficile da calcolare, proprio perché si tratta di impiegare anche la formula di Keplero, le leggi di Keplero, e di conseguenza il conto diventa molto più complesso. Quindi vedete che mediamente si possono avere degli allineamenti, quindi delle congiunzioni Marte-Saturno, con dei periodi relativamente brevi di 2 anni e 15 giorni. Il fatto che qui ho messo più o meno 7 giorni dipende proprio dalla
condizione secondo cui questi pianeti orbitano su orbite ellittiche non circolari e il piano orbitale di Marte è leggermente diverso da quello di Saturno. Bene, e a questo punto qui ho segnato alcuni elementi che possono esserci poi di aiuto per capire come può avvenire una congiunzione di questo genere, cioè ho segnato i valori di delta lambda e di delta beta che si hanno proprio in queste date in cui avvengono le congiunzioni. Quindi al 31 marzo del 2020 noi abbiamo un delta lambda di 56 primi al giorno, ecco qui non ho scritto al giorno perché era molto difficile inserirlo, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi assumiamo il fatto che Marte si sposti, ecco a questo punto bisognerebbe fare riferimento a questa figura, immaginiamo appunto che Saturno sia fermo e Marte si sposti diciamo sul cielo in questa maniera giorno dopo giorno. Ebbene, questo delta lambda, che sarebbe poi lo spostamento che avviene su questo percorso, è di circa, in questo preciso istante, di 56 primi al giorno, mentre il delta beta con Saturno alla distanza minima è all'incirca di 40 primi. Lo stesso discorso si fa per la congiunzione successiva del 2022, in cui si vede che il delta lambda, lo spostamento di Marte su questa retta, al giorno è di 20 primi, mentre il delta beta è ancora di 40 primi all'incirca, e nel 2024 sarà di 26 primi e il delta beta sarà di 45 primi. Ecco, io tra l'altro qui ho riportato soltanto le tre congiunzioni Marte-Saturno generiche, proprio per questioni di spazio, perché poi in realtà mi sono andato a cercare anche le congiunzioni future e ho visto che effettivamente il valore medio che si ha tra una congiunzione e l'altra corrisponde a 2 anni e 15 giorni, più o meno 7 giorni. A questo punto prendiamo proprio in considerazione questa figura. In questa figura, che è abbastanza complessa da comprendere, ci sono due sistemi di coordinate cartesiane. Vedete, qui ho disegnato un sistema di coordinate cartesiane in cui a un certo punto su questo sistema di coordinate, che rappresenta il piano dell'eclittica, abbiamo il famoso punto gamma, cioè il punto secondo cui vengono considerate le coordinate equatoriali. Quindi se noi immaginiamo ipoteticamente che Marte in questi particolari momenti, ecco qui il discorso è decisamente molto semplificato, perché non necessariamente Marte nel 2020 si trova esattamente sul piano dell'eclittica, però è molto vicino. Quindi immaginiamo che Marte si muova secondo questa retta sul piano dell'eclittica nel corso dei giorni. Ecco, quindi qui l'asse della scissa comprende l'ascensione retta e qui abbiamo la declinazione. E quindi questo angolo che si forma sarebbe l'angolo epsilon, cioè rappresenta l'obliquità dell'eclittica. Allora, a questo punto ho detto, immaginiamo che questi spostamenti ammontino a circa 0,5 gradi, quindi a 30 primi, che è una quantità che poi sta abbastanza bene in mezzo a questi valori. Questa quantità, se io la divido per il coseno di epsilon, ottengo il famoso delta lambda che abbiamo visto qua. Però voi mi direte, ma questo non è il valore dell'obliquità dell'eclittica, perché l'obliquità dell'eclittica sappiamo essere di 23 gradi e mezzo. E qui ho scritto 26,565. Voi mi direte perché è stato adottato questo valore di epsilon? Per il semplice fatto che questo è un valore che poi mi permette di calcolare il coefficiente angolare di questa retta, che mi dà un valore esatto di 0,5. Ma andiamo per ordine. Allora, abbiamo descritto la posizione di Marte e di Saturno rispetto alle coordinate equatoriali celesti. Però se io prendo un altro sistema di coordinate X e Y, questa volta però fatte con l'intento di mantenere Saturno fisso ad una certa data e una certa posizione e andarmi a calcolare quando Marte passerà proprio per questo punto M che rappresenta la distanza minima tra Marte e Saturno. E immagino che lo spostamento di Marte avvenga su questa retta con una velocità di 34 primi al giorno, che corrisponde poi sull'asse delle X a 30 primi d'arco, quindi mezzo grado.
E facciamo ancora l'approssimazione che appunto Saturno sia fermo rispetto a questo sistema di assi cartesiani. Quindi sono due sistemi di coordinate completamente differenti. Questo è un sistema di assi cartesiani avendo fisso il punto S che è Saturno, mentre in questo caso abbiamo che Marte e Saturno si muovono rispetto a questo punto A. Quindi sono due concetti completamente diversi che però trovano poi una spiegazione. Allora, a questo punto mettiamoci in questo sistema di riferimento di assi cartesiani e prendiamo appunto il caso del 31 marzo del 2020, quando si ha appunto la distanza minima di Marte da Saturno. Allora, immaginiamo di conoscere sia il coefficiente angolare di questa retta che, come ho detto, per comodità di calcoli è stata ricavata dall'angolo che avevamo imposto qui, che non è l'angolo della obliquità dell'eclittica ma è leggermente più grande, però immaginiamo che sia così, dato che il coefficiente angolare è nient'altro che la tangente dell'angolo alfa asterisco. Ma se io vado a fare il rapporto di questo lato di questo triangolo diviso l'altro lato di questo triangolo, ottengo appunto un 0,5 che, rapportato poi all'angolo alfa, mi dà un valore di 26 gradi 565. Quindi era soltanto per poter avere dei numeri non troppo lunghi da prendere in considerazione. Poi prendiamo anche in considerazione il punto di Saturno quando si ha la minima distanza da Marte, che per il momento non sappiamo, e diciamo che Saturno si trova a 2,5 gradi da questa origine sull'asse delle X e a 1 grado sull'asse delle Y. E immaginiamo che questa retta vada a intersecare l'asse del Y nel punto Y uguale a 0,5. Ecco, con questi elementi noti noi dobbiamo trovare la distanza minima esistente tra Marte e Saturno, immaginando che il nostro pianeta Marte si muova rispetto a Saturno di mezzo grado al giorno, nel senso che qui al 28 marzo 2020 alle ore 0 di tempo medio dell'Europa centrale, quindi alla mezzanotte se vogliamo, la X di Marte sarà uguale a 0,5, mentre al 29 marzo 2020 alle ore 0 di tempo medio dell'Europa centrale, quindi il tempo che si ha in Italia, è uguale a 1 grado. Il 30 marzo del 2020, sempre alla stessa ora, 0 ore, si avrà una X di 1,5 gradi. Al 31 marzo del 2020 abbiamo 2 gradi e al 1 aprile del 2020 abbiamo 2 gradi e mezzo. Ecco, noi dobbiamo andare a cercare l'istante e la posizione che assume Marte quando questa distanza è minima. Ma se noi andiamo a vedere la lezione precedente in cui avevamo dato la dimostrazione di come è possibile calcolare la distanza minima tra Marte e Saturno, quindi di un punto da una retta, ecco che si doveva utilizzare questa formula di tipo esplicito, in cui compaiono il coefficiente angolare m, il valore di x0 di Saturno, di y0 sempre di Saturno, e il valore di Q che abbiamo definito essere 0,5. Quindi la distanza minima SM che si ottiene sarà data da MX0 meno Y0 più Q, tutto sotto forma di valore assoluto, perché questa distanza deve essere necessariamente positiva, diviso la radice quadrata di 1 più M quadra. Andando a sostituire i valori ottengo 0,5 per 2,5 meno 1 più 0,5, diviso 1 più m quadro sarebbe 1 più 0,5 al quadrato, che fa un 0,25. Che cosa otteniamo? Otteniamo un 0,67082 che, trasformati poi in primi e secondi d'arco, corrispondono a 40 primi e 42 secondi. Ecco, vedete che praticamente questa distanza è all'incirca confrontabile con questi valori che ho ricavato direttamente dal planetario. Ma a questo punto devo andarmi a cercare le coordinate di questo punto M, perché noi adesso abbiamo le coordinate del punto S, la distanza SM, ma non sappiamo che coordinate ha il punto M. Ma le coordinate del punto M sono facili da calcolare, perché questo punto M ha la caratteristica di contenere la retta
che passa per Saturno. Infatti, se uniamo Marte con Saturno e la proseguiamo, noi otteniamo una retta perpendicolare. Ma da quanto abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il coefficiente angolare di una retta perpendicolare ad un'altra è dato dall'inverso dell'opposto del coefficiente angolare della retta. Quindi se qui era un 0,5, 1 su m con il meno diventa un meno 2. Pertanto la y0 che noi avevamo qui la possiamo applicare non più a questa retta ma a quest'altra retta, quindi y0 sarà uguale al nuovo coefficiente angolare della retta perpendicolare per x0 più q'. Allora y0 l'abbiamo è 1, m' è meno 2 per x0 che è 2,5 più q'. Ecco, in questo caso tutto è noto tranne il q' che mi dà 1 più 5 che è uguale a 6. Quindi vuol dire che questa retta intercetta l'asse delle y praticamente fuori dalla lavagna, come potete immaginare, e lo intercetta ad una distanza di 6 unità dall'origine degli assi cartesiani. Per controprova noi possiamo dire che la ym sarà uguale a mxm più q, perché mxm rappresenta questa retta, più q rappresenta sempre questa retta, quindi la ym è data dall'equazione della prima retta, che è quella originale, mentre l'altra ym è data da quest'altra retta che è perpendicolare, quindi m'xm più q'. E se noi andiamo a sostituire questi valori vediamo che mxm più q è uguale a m'xm più q', e qui metto in evidenza la x, diventa un m meno m' che è uguale a q' meno q. Quindi la xm è uguale a q' meno q diviso m meno m', cioè sostituendo i valori che abbiamo ottenuto, 6 meno 0,5 diviso 0,5 più sarebbe meno 2 e diventa positivo, che sarebbe appunto questo coefficiente angolare. Quindi diventa un 5,5 diviso 2,5 fa un 2,2 gradi. Quindi vuol dire che la xm corrisponderà alle istanze della minima distanza da Saturno a 2,2 gradi. Ecco, in questa maniera noi abbiamo già gli elementi per calcolarci anche proprio l'istante esatto in cui avviene questo allineamento, perché se per 2 gradi noi avevamo il 31 marzo del 2020 alle ore 0 di TMC e al 1 aprile abbiamo 2,5 gradi, Marte ha percorso 0,2 gradi su 0,5 in una giornata. Quindi se noi vogliamo sapere l'istante preciso in cui si ha la minima distanza tra Marte e Saturno, dobbiamo fare questo semplice conto, 2,2 gradi che è l'istante cui Marte raggiunge la minima distanza, meno 2 gradi per 24 ore diviso 0,5. Se andiamo a fare i conti, vengono fuori 9 ore, 36 minuti e 0 secondi di tempo medio a Europa centrale. Quindi 9 ore dopo le 0 ore di tempo medio dell'Europa centrale del 31 marzo. Quindi in questa maniera noi abbiamo trovato sia la distanza minima che ha Marte da Saturno, e abbiamo visto che questa distanza corrisponde a 40' e 42, l'istante preciso in cui avviene questa distanza minima, cioè il 31 marzo alle ore 9:36 e 0 secondi di tempo medio dell'Europa centrale. Bene, con questo chiudo questa lezione e vi invito tutti a seguire la prossima lezione in cui continueremo a parlare di rette e di geometria analitica. Arrivederci alla prossima lezione.